Allora, oggi siamo venuti a farci un giro sempre sulle colline intorno a Genova e siamo venuti col metadetector. Adesso siamo sotto a una vecchia caserma, e una giungla, ve la faccio anche vedere appena giro la telecamera, e abbiamo fatto il primo ritrovamento, ve lo mostro. Allora, il bosco è questo, ed è veramente una giungla. È veramente una giungla, alberi caduti. Questo è l'ambiente. E questo è il primo ritrovamento che abbiamo fatto, ovvero una bella scheggia Anche bella grossa. e anche bella grossa, sì. Era anche abbastanza profonda e penso che qua in giro qualcos'altro troveremo, perché appunto lassù in cima c'era una vecchia caserma che oggi non c'è più, ma è invisibile da qua. Pinpoint. Era un bel fondello di merda. Vediamo se tira su qualcosa. Ma va, porca, cos'è? Un Niente. pezzo di quella lattina di prima. Ma c'è ancora, ancora. Ce l'hai in mano. Caduto. Era talmente piccolo, su qualche pallino. Capsula. Il fulminante. Una bottiglietta che ho già messo qua nello zaino. Ah, questo. Questo qua che è uno scarpone che ho dato. Quindi adesso la suola. Boh. Non saprei dire se è del Regio Esercito, però c'è i chiodi. E una bottiglietta piccolina che ha questa. La vede, Ale? Azienda Luciani Feltre per medicinali in ceramica, diciamo, terracotta. In ceramica. La zona dove ci siamo spostati è questa, c'è questo muraglione antico. Qua sopra c'era un altro forte militare dell'epoca napoleonica che hanno adoperato anche durante la seconda guerra. La giungla è questa, per arrivarci. Alla fine abbiamo abbandonato il metal praticamente, stiamo usando solo il pointer e la zappetta. E stiamo andando in profondità. E pian piano escono cose come questa. Allora, abbiamo tirato fuori questo tubetto che purtroppo l'abbiamo bucato. Proverò a sciacquarlo solo con l'acqua a vedere cosa fosse, almeno tanto da capire l'epoca. Che poi sono usciti degli altri cocci, cocci ce n'è una marea. Qua c'è una specie di corona e un uno su questo fondo di bottiglia molto spesso. Questo e di nuovo è un'altra cosa marchiata. Altre cose marchiate non ne stiamo trovando. Allora, stiamo arrivando al dunque ed è uscito questo L'Africa Corp, tra l'altro, qua. filtro della maschera antigas. Color Africa Corp. Bene, Qualcosa che suona.
Tira un po' fuori di nuovo, dai, lì c'era la maschera, c'era il filtro, tiriamo fuori anche la maschera. La maschera non dovrebbe suonare. Un piatto. Puliscilo un attimo, vediamo un po' di che si tratta. Buono, beh, questo qua è un altro punto di disperazione. Questo qua è un pezzo di boh. Aspetta che lo pulisco un attimo. Allora, nel frattempo che pulivo quello, Ale ha tirato fuori anche sto pezzo di ceramica. E c'è ancora È tutto in altra quel buco lì, è tutto lì sotto, proprio lì, lì. Adesso continuo a pulire questo, ve lo faccio vedere. Allora, questo è un qualcosa di votivo. qua non era della chiesa. Sì, mi sa che era della chiesa sto terreno, almeno. Deve essere tipo un porta ostie, forse è di metallo, potrebbe essere d'argento, visto che è della chiesa. Bello questo. Anche Questo tanta questo, roba. ma E stiamo arrivando pian piano alla conclusione. Il sole scende e noi dobbiamo andarcene via. Ma la maschera, poi questa bottiglietta prodotti Imperia. Questa qua forse ve l'ho già fatta vedere. Un cinturino, la chiusura di un cinturino dell'orologio. Un calamaio. Quello scarpone, cioè quello scarpone, quella suola. E vabbè, qua stiamo mettendo la spazzatura, proprio quello che suona di brutto. Che sono queste cose qua. Interessante questo perché al suo interno ha del liquido e c'è una cannetta. un tipo di Il Pozzo dei Miracoli sta tirando fuori ancora qualcosa. Questa è una targhetta che adesso provo a pulire. È un calamaio, un altro calamaio. È il secondo, l'altro è questo qua. Allora iniziamo un po' a fare il resoconto, così mettiamo via la roba. Abbiamo trovato questa targhetta indefinita, filtro della maschera antigas, tanta roba. Il pezzo forte della giornata penso che sia questo, probabile argento o boh. Ce lo diranno i posteri. Poi calamaio, bottiglino azienda Luciani, bello, bottiglino anonimo, bottiglino anonimo, altro bottiglino. Questo per bambini, acido, citrico, qualcosa. La scheggia, bella grossa. Un conduttore della corrente. Bottiglino, bottiglino. La suola della scarpa, fialetta rotta. Altro bottiglino minuscolo. E direi che se c'è altro ve lo facciamo vedere. Ah, no. Questo deve essere un pezzo di boh, pentola di qualcosa perché è bella spessa. E questo di nuovo un altro pentolino, gabellino. Ok, se c'è altro lo aggiungo.